Con il quinto piano di azione nazionale per il governo aperto, nel biennio 2022-2023 l'Italia si impegna a promuovere una gestione trasparente e aperta del PNRR, mettendo in rete le organizzazioni della società civile con gli attori chiave della prevenzione della corruzione, promuovendo la partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche e le pari opportunità generazionali e di genere, sostenendo il diffondersi dell'innovazione digitale inclusiva, accompagnata dalla cultura della trasparenza e del riuso dei dati. Oltre 70 partecipanti fra stakeholder pubblici e privati hanno definito il piano d'azione attraverso un processo di co-creazione durato 7 mesi, nel corso dei quali sono state organizzate 6 riunioni plenarie e 22 sessioni di lavoro. Il piano, messo a consultazione pubblica a febbraio del 2022, è in fase di attuazione a partire dall'8 marzo di quest'anno. 9 team di lavoro, composti da rappresentanti di 33 organizzazioni della società civile e di 22 pubbliche amministrazioni, si sono candidati ad attuare i nuovi impegni programmati. In linea con i principi del governo aperto, la modalità di lavoro dei team è di tipo collaborativo e si svolge prevalentemente online in spazi di lavoro dedicati. I team si riuniscono con cadenza almeno mensile e i materiali di lavoro sono disponibili sul sito dell'iniziativa Italia Open Gov. La Task Force per l'Open Government, coordinata dal Dipartimento Funzione Pubblica, supporta il lavoro del team del NAP. L'attività dei team è disciplinata da regole comuni volte a garantire l'inclusività degli attori, la continuità nella realizzazione degli impegni, la trasparenza sulle attività e la rendicontazione sui risultati raggiunti. I team hanno realizzato 28 incontri con l'obiettivo di rendere concreti e attuare gli impegni del piano per dare vita al forum multi-stakeholder, che supporterà la definizione della prima strategia nazionale per il governo aperto, attivare una task force a supporto delle politiche di promozione dell'integrità e della trasparenza e una comunità di pratica dei responsabili della prevenzione della corruzione, promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito sulle opere pubbliche incluse nel PNRR e al loro monitoraggio, progettare un'app nazionale per innovare e diffondere le politiche di partecipazione, supportare i percorsi di rafforzamento della parità di genere e coinvolgere maggiormente i giovani nel confronto tra governo e società civile, contribuire ad allargare la rete dei punti di facilitazione per l'accesso ai servizi e l'inclusione digitale, aumentare l'uso trasparente dei fondi europei e nazionali dedicati alla ripresa e resilienza, diffondendo e rendendo disponibili in formato aperto i dati sugli appalti delle opere incluse nel PNRR. Scopri gli attori coinvolti nel quinto NAP e segui i lavori su open.gov.it.